Celefè. In sogno Gunaras vide la città in riva al mare, il monte incappucciato di neve che domina la baia e le navi dipinte a colori vivaci che fanno vela, silenziose, verso terre lontanissime dove mare e cielo si incontrano. Fu in sogno che ebbe il nome di Gunaras, perché quando si svegliò lo chiamavano diversamente. Ma era logico che sognasse un nome nuovo, l'ultimo della sua famiglia, solo fra le moltitudini indifferenti di Londra. Non molti si fermavano a parlargli e ricordargli chi fosse. Le sue rendite e proprietà si erano impoverite. Della gente non gli importava affatto. La sua attività preferita consisteva nel dormire e scrivere i suoi sogni. Quelli a cui le mostrava ridevano delle sue creazioni, finché Gunaras prese l'abitudine di tenerle per sé e poi di non scrivere più. Man mano che si ritirava dal mondo, i sogni diventavano più vividi. Sarebbe stato inutile tentare di metterli sulla carta. Gunaras non era un moderno e non la pensava come altri scrittori. Mentre quelli si affannavano a spogliare la vita del suo alone mitico, di mostrare in tutta nudità le brutture del reale, Gunaras cercava la bellezza e nient'altro. E poiché verità ed esperienza non erano riuscite a mostrargliela, cominciò a cercarla nel fantastico e nell'illusione. La trovò sulla soglia di casa, tra i ricordi confusi di sogni e fiabe infantili. Non molti conoscono le meraviglie che si spalancano con le favole e con le visioni della giovinezza. Da bambini, per quanto ascoltiamo e lavoriamo di fantasia, siamo capaci di formare solo mezzi pensieri, e una volta adulti, quando cerchiamo di ricordare, siamo ottusi come se avessimo bevuto un veleno, il veleno della vita. Ma c'è qualcuno che si sveglia nel cuore della notte con l'impressione di aver visto giardini e colline incantati, fontane che gorgogliano al sole, scogliere clorate che sovrastano oceani sussurranti, altipiani che degradano verso città di bronzo e pietra e impalpabili compagnie d'eroi che cavalcano bianchi destrieri in gualdrappa sul limitare di foreste impenetrabili. Allora sappiamo di aver guardato attraverso la porta d'avorio nel mondo di meraviglie che ci è appartenuto prima di diventare saggi e infelici. Gunaras scoprì all'improvviso il vecchio mondo della sua infanzia. Sognava la casa in cui era nato, la grande casa di pietra coperta d'edera, dove avevano vissuto 13 generazioni dei suoi antenati e dove aveva sperato di morire. C'era la luna e lui era scivolato nella fragrante notte estiva, attraverso il giardino e le terrazze, oltre le grandi querce del parco. Poi s'era incamminato sulla lunga strada bianca del villaggio. Il villaggio sembrava molto antico, evanescente ai bordi, come la luna aveva cominciato a impallidire. E Gunaras si era chiesto se i tetti a punta delle casette racchiudessero il sonno o la morte. Le strade erano coperte di lunghi fili d'erba e i vetri delle finestre, da un lato e dall'altro, erano coperti da una patina, oppure rotti. Gunaras non si era fermato nel villaggio, ma aveva proseguito, come attratto da una nuova meta. Non osava disubbidire al richiamo per paura che si rivelasse illusorio, come le pulsioni e le aspirazioni della veglia che non conducono a niente. Poi era stato attirato su un viottolo che dalla strada del villaggio puntava verso la scogliera e si era trovato alla fine di tutto, sul precipizio, o meglio sull'abisso, dove il villaggio e il mondo intero precipitavano improvvisamente nel vuoto e nel silenzio senza fine, e anche il cielo deserto non era ravvivato dalla luna e dalle stelle. La fede lo aveva spinto a continuare oltre il bordo del precipizio, sull'abisso dove aveva cominciato a fluttuare verso il basso, sempre più in basso, oltre i sogni bui e informi che nessuno ha sognati, tra sfere scintillanti che potrebbero essere sogni sognati a metà e creature alate che ridevano a beffeggiare i sognatori di tutti i mondi.
Poi, nel buio, si era aperta una spaccatura e Cunaras aveva visto la città della valle che brillava lontanissima sotto di lui. C'era uno sfondo di mare e cielo e una montagna incappucciata sorgeva vicino alla spiaggia. Cunaras si era svegliato nel momento stesso che aveva visto la città, eppure gli era bastato uno sguardo per capire che si trattava di Celefè, nella valle di Ot Nargai, oltre le colline Tanarie, la stessa dove il suo spirito aveva riposato per l'eternità di un'ora un pomeriggio d'estate di molti anni prima, quando era sgattaiolato dalla sua stanzetta e aveva lasciato che la tiepida brezza del mare l'accarezzasse fino ad addormentarlo, mentre guardava le nuvole sulla scogliera a pochi passi dal villaggio. Quando l'avevano trovato e svegliato, si era fatto sentire con tutta la sua indignazione, perché al momento del risveglio stava per partire su una nave d'oro verso i promettenti lidi dove il mare incontra il cielo. Anche adesso gli dispiaceva essersi svegliato, perché dopo 40 lunghi anni aveva ritrovato la fantastica città. Ma tre notti dopo Cunaras tornò a Celefè e, come prima, sognò innanzitutto il villaggio addormentato o morto, poi l'abisso sul quale bisognava volare in silenzio. La spaccatura nel buio si aprì di nuovo e apparvero i minareti lucenti della città, le navi all'ancora nel porto azzurro e gli alberi di ginkgo del monte Aran che ondeggiavano sulla brezza marina. Ma stavolta non lo strapparono alle sue visioni e a poco, come un essere alato, calò su una collina coperta d'erba fino a quando i suoi piedi toccarono dolcemente il fondo verde. Era tornato veramente alla valle di Ot Nargai e alla splendida Celefè. Cunaras discese la collina tra erbe profumate e fiori dai vividi colori e attraversò il ponticello di legno sul Nargaxa dove tanti anni prima aveva inciso il suo nome. Poi attraversò un boschetto e il grande ponte di pietra che dava sulle porte della città. Era tutto come una volta. Le mura di marmo non si erano scolorite e le statue di bronzo che le sormontavano non erano chiazzate dal tempo. Cunaras capì che non doveva temere per le cose che amava. Non erano scomparse. Persino le sentinelle sui bastioni erano le stesse e niente affatto invecchiate. Entrò nella città, lasciandosi alle spalle le porte di bronzo, e si incamminò sulle strade donice. Mercanti e cammellieri lo salutarono come se non si fosse mai allontanato, e lo stesso avvenne al tempio di Naportat, dove i sacerdoti ornati di orchidee gli dissero che a Ot Nargai il tempo non esiste, ma solo l'eterna giovinezza. Allora Cunaras si incamminò per la via delle colonne e il muro che dava sul mare, dove si riunivano mercanti e marinai e uomini misteriosi venuti dai paesi dove il mare incontra il cielo. Vi rimase a lungo, guardando il porto luminoso, dove le onde scintillavano sotto un sole sconosciuto e dove approdavano con grazia le navi venute da porti lontani. Poi guardò il monte Aran, che si innalzava regale sulla baia, verde di alberi verso le pendici e con la vetta che toccava il cielo. Cunaras desiderava più che mai imbarcarsi per le regioni misteriose su cui aveva sentito tanti racconti e cercò il comandante che anni prima si era offerto di portarselo. Si chiamava Atib e lo trovò seduto sull'identica cesta di spezie dove l'aveva visto da bambino. Nemmeno Atib sembrava rendersi conto che fosse passato del tempo. I due uomini remarono fino a una nave ancorata nel porto e diedero ordine all'equipaggio di salpare. Presero il largo sul gonfio mare Cerenio che porta al cielo e per diversi giorni scivolarono sull'acqua beccheggiando appena, quindi arrivarono all'orizzonte dove mare e cielo si incontrano. La nave non si fermò affatto, ma si immerse facilmente nell'azzurro e continuò ad avanzare tra le nuvole tinte di rosa. E in basso, molto al di sotto dello scafo,
Gunaras vedeva paesi, fiumi e città di insuperabile bellezza stendersi pigramente sotto un sole destinato a non impallidire o tramontare mai. Atib gli disse che il viaggio stava per finire e che tra poco sarebbero entrati nel porto di Serannian, la città di marmo rosa che sorge tra le nuvole ed è costruita sull'eterea costa dove soffia il vento occidentale. Ma le torri più alte di Serannian erano appena apparse, che nello spazio si udì un suono e Cunaras si svegliò nella soffitta di Londra. Per molti mesi cercò invano la meravigliosa città di cielo e fe e i galeoni che volavano, e benché i sogni lo portassero in luoghi meravigliosi e inauditi, nessuno sapeva dirgli come trovare Ot Nargai oltre le colline tanarie. Una notte Cunaras volò su una catena di montagne scure, dove a grande distanza uno dall'altro brillavano fuochi solitari e strani greggi smunti si aggiravano nel buio, facendo risuonare le campanelle appese al collo. Nella parte più aspra di quel paese montuoso, così lontana che in pochi potevano averla mai vista, Cunaras trovò un sinistro e antichissimo muro di pietra o bastione che zizzagava tra valli e costoni. Era troppo gigantesco per essere opera dell'uomo e così lungo che non si vedeva né l'inizio né la fine. All'alba Cunaras arrivò nella terra di bizzarri giardini e alberi di ciliegio che sorgeva oltre il muro. Quando spuntò il sole vide uno spettacolo di fiori bianchi e rossi, di foglie e prati verdi, di sentieri candidi e ruscelli cristallini, di laghetti azzurri, di ponticelli scolpiti e pagode con i tetti scarlatti. Il piacere fu tale che per un attimo dimenticò Celefè, ma se ne ricordò mentre seguiva un vialetto bianco che portava una pagoda dal tetto rosso. Se ci fosse stato qualcuno, avrebbe chiesto informazioni, se non che c'erano soltanto uccelli, farfalle e api. Un'altra notte Cunaras saliva per una scala a spirale che non finiva mai e che evidentemente si trovava all'interno di una torre, quando vide una finestra da cui si dominavano una grande pianura e un fiume illuminati dalla luna. Nella città silenziosa che sorgeva presso la riva del fiume, gli parve di riconoscere un edificio o forse un'atmosfera familiare. Sarebbe sceso e avrebbe chiesto la strada per Ot Nargai, e un'orribile aurora non fosse spuntata da un angolo remoto, al di là dell'orizzonte, e non avesse mostrato che la città era antichissima e in rovina, che il fiume ristagnava pieno di canne e che la morte regnava sul paese, come vi aveva regnato da quando re Cinaratolis era tornato delle sue conquiste per trovare la punizione degli dei. Così la ricerca di cielo e fe e dei galeoni che salpavano per la celeste Serannin fu infruttuosa. Nel frattempo Cunaras conobbe altre meraviglie e una volta sfuggì di stretta misura al gran sacerdote che non bisogna descrivere, colui che porta una maschera di seta gialla e vive da solo in un monastero di pietra preistorico sul gelido altipiano di Leng. Col tempo Cunaras sopportava sempre peggio i brevi intervalli di vita diurna e cominciò a procurarsi droghe per prolungare il sonno. La shish era di grande aiuto e una volta lo trasportò in una parte dello spazio dove la forma non esiste e gas luminosi studiano i segreti dell'esistenza. Un gas violetto gli disse che quella parte dello spazio si trovava oltre ciò che Cunaras chiamava infinito, e confessò di non aver mai sentito parlare di pianeti ed esseri organici, ma di aver identificato Cunaras come un abitante dell'universo, dove esistevano materia, energia e gravità. Cunaras, dal canto suo, era ansioso di tornare a Celefè e ai suoi minareti e aumentò la dose di droghe. Alla fine, però, non gli rimase denaro per comprarle e un giorno d'estate uscì dalla soffitta e cominciò a vagabondare per le strade, lasciando che un vecchio ponte lo conducesse in un quartiere dove le case si facevano sempre più rare. Fu lì che avvenne l'appagamento dei suoi desideri e un corteo di cavalieri venuti da Celefè lo accompagnò laggiù per sempre. Erano cavalieri bellissimi,
in groppa a roani fastosi e in armatura completa, con tuniche e stendardi abbelliti da bizzarri fregi d'oro. Anzi, erano così numerosi che Cunares li scambiò per un esercito, ma il capo gli disse che erano venuti a rendergli omaggio. Era lui ad aver creato Thanargai nei sogni, e per questo intendevano proclamarlo dio in eterno della città. Gli diedero un cavallo, lo misero in testa al corteo e si avviarono maestosamente per le campagne di Surrey. Poi proseguirono per la regione in cui erano nati Cunares e i suoi antenati. Era strano, ma mentre i cavalieri procedevano, sembrava di tornare indietro nel tempo, e ogni volta che passavano in un villaggio, la luce del crepuscolo mostrava soltanto quello che avrebbe visto un Shoshé o un personaggio ancora più antico. A volte appariva un guerriero a cavallo con un piccolo codazzo di seguaci. All'alba la marcia si fece più svelta, sicché pareva che volassero nell'aria. Alle prime luci arrivarono nel villaggio che Cunares aveva visto vivo da bambino e morto addormentato nel sogno. Adesso era pieno di attività e i mattinieri resero omaggio alla cavalcata che si allontanava sulla strada e piegava verso l'abisso del sogno. Cunares si era lanciato sull'abisso solo di notte, domandandosi che effetto dovesse fare di giorno. Dunque guardò con ansia l'orlo che si avvicinava. Mentre la colonna copriva l'ultimo tratto, in lieve salita, prima di lanciarsi oltre il bordo, da oriente venne un fascio dorato che nascose il paesaggio in una cascata di luce. L'abisso era un caos di lampi rosa e cerulei, e voci invisibili salutarono con un alleluia il balzo dei cavalieri nel vuoto, mentre il corteo fluttuava graziosamente tra nuvole dorate e improvvisi nembi d'argento. Giù, senza mai fermarsi, scendevano i cavalieri, e le zampe dei roani calpestavano l'etere, come avrebbero fatto con sabbia finissima. Poi i vapori luminosi si diradarono e mostrarono uno splendore più grande, lo splendore di cielo e fe e della riva del mare, della montagna incappucciata che sovrastava la baia e delle navi dipinte a colori vivaci, che fanno vela per terre lontanissime, dove mare e cielo si incontrano. Da quel giorno Cunares regna su Othnargai e le vicine regioni del sogno, e tiene corte a Selefe o a Serenian, la città delle nuvole. Ancora oggi siede sul trono, e così sarà per sempre, in letizia. Eppure, sotto le scogliere di Innsmouth, le acque della Manica giocano beffarde con il cadavere di un vagabondo che è entrato all'alba nel villaggio semiabbandonato. Giocano beffarde e lo scagliano verso le pietre coperte d'edere di Trevor Towers, l'antica casa patrizia, dove un milionario particolarmente grasso e ripugnante si gode l'atmosfera di nobiltà estinta che ha pagato a suon di quattrini.